Buonasera, vediamo un po' se cominciamo questa diretta con questo strano titolo. Vediamo un po' se qualcuno mi risponde, se siete già collegati. Prima di cominciare, comunque vi dico che sono Mirella Santamato, oggi staremo un po' insieme a parlare delle trasformazioni storiche dell'umanità. Faremo veramente un excursus di molti secoli e per capire il mondo di oggi bisogna capire un po' tutta la storia dell'umanità. E ringrazio il dottore che mi permette di tenere questa rubrica che si intitola La Sapienza Occultata. È una rubrica mensile, quindi questo è il primo mese in cui sono. Annalisa, buonasera. Dimmi se si sente bene, se è tutto a posto. Tecnicamente parlando ci siamo. Ecco. E dunque, ovviamente potete fare domande in diretta. L'argomento è ovviamente sempre anche riferito alla quotidianità, perché stiamo vivendo dei periodi molto difficili, quindi tutti i discorsi mirano anche a chiarire delle cose che casomai non sono state viste perfettamente in questo tempo. Ringrazio anche Enrico Ballantini che mi permette sempre di accedere a questo canale e ringrazio ovviamente tutti i miei amici, tutti i miei lettori, tutte le persone che si vogliono mettere in contatto con me. Allora, parliamo di queste trasformazioni. Allora, prima di scegliere questa parola, io in realtà ne avevo un'altra che era però impossibile da usare ufficialmente, diciamo, perché è una parola un po' buffa, una parola che rimanda a dei giochi. La parola che io volevo usare era capriole. L'umanità ha fatto un sacco di capriole durante la sua storia, ribaltando in pochi anni, addirittura a volte proprio veramente in 2 o 3 anni, ha ribaltato completamente tutte le cose che erano precedenti. Quindi queste capriole, queste specie di inversioni di rotta, che all'improvviso sembrano restringere completamente la visione umana, sono avvenute sempre nella storia. Ne abbiamo notizie dal più lontano passato. Chi ha letto i miei libri conosce il libro di Quando Troia era solo una città, ve lo faccio vedere. Questo è un libro che parla proprio di una delle prime capriole, delle prime trasformazioni che l'umanità ha avuto. Una trasformazione importantissima che ha visto, cambiare la società di allora, di quel tempo, che era una società di tipo matrilineare, quindi una società di tipo diciamo pacifico, di tipo collaborativo, cooperativo. Man mano, nel giro di pochi anni, è cambiata totalmente, diventando una società di dominazione in cui la competizione la faceva da padrone. Questo io l'ho visto ristudiando il famoso libro di Omero, l'Iliade, proprio della prima guerra del mondo. Quella fu una capriola, una trasformazione della storia umana enorme, in cui si cambiarono tutti i parametri e nel giro di un secolo tutto era cambiato. Da quel momento in avanti l'umanità ha cominciato a cambiare pensiero e quindi a cambiare modo di vivere. Il modo di vivere è cambiato tantissimo attraverso i secoli e non è solo derivato dal fatto che le tecnologie o le varie scoperte erano sempre più avanzate, ma proprio cambiano le abitudini. La parola abitudine viene da abitus, che significa vestito, è l'abito.
E quindi si cambia abito. E come l'umanità ha cambiato abito, da come si vestivano i paleolitici a oggi, l'abito è cambiato in un modo. Ecco, e altrettanto è cambiato il modo di approcciare la vita e di relazionarsi tra gli esseri umani. Ora, in queste antiche civiltà, buonasera a tutti, ciao Paola. Ciao Silvia, ciao Mary, grazie di essere qui con me. E quindi diciamo che queste trasformazioni sono avvenute sempre, quindi non dobbiamo spaventarci perché questa che stiamo vivendo oggi è un'altra trasformazione, una trasformazione molto veloce perché tutto si è velocizzato. La tecnologia permette oggi di fare cose che solo 100 anni fa erano assolutamente impensabili. Quindi è chiaro che l'accelerazione produce poco tempo per pensare, poco tempo per capire, poco tempo per riflettere. Allora, in questa ora e mezza che passeremo insieme, invece, vogliamo fare proprio una pausa di riflessione, come si dice, no? Cioè, riflettiamo bene su ciò che sta accadendo. Cerchiamo di capire bene come ci si può muovere, che quali sono i messaggi che questo capovolgimento totale ci sta portando e se possiamo prendere spunto dal passato, perché questi capovolgimenti, come vi ho già detto, sono avvenuti molte volte. La prima volta ve l'ho raccontata nel libro di Troia, la parola Troia. È tutto un programma, ma è avvenuta anche molto dopo, per esempio alla fine dell'impero romano, quando tutta una struttura sociale venne completamente ribaltata, fu completamente distrutta, anche il sapere, la conoscenza del tempo fu completamente distrutta. Quello che caratterizza tutte queste capriole storiche è proprio il fatto che la cultura precedente si tenta di distruggerla, c'è una distruzione della cultura di prima. Quindi questi eventi creano uno spartiacque tra un pensiero prima e un pensiero dopo, un modo prima, un modus operandi dopo, un modo di vivere prima e un modo di vivere dopo. Quindi siamo di fronte di nuovo un'altra capriola storica, stiamo ribaltando tutto. Che cosa viene ribaltato? Vengono ribaltati per esempio i simboli e vengono ribaltate le parole e vengono ribaltati i concetti, cioè è la conoscenza che si ribalta. Tutto quello che sembrava buono prima viene considerato cattivo. E tutto quello che viene considerato cattivo viene considerato buono, tanto per sintetizzare il concetto. Cioè si rovesciano tutte le conoscenze. Quindi queste onde in cui l'umanità ogni tanto viene inglobata veramente e si ribalta tutto, dopo un po' torna di nuovo un periodo invece di calma, in cui tutto sembra più o meno tranquillo, in cui sembra che tutto sia comprensibile, mentre nei momenti di caos non capiamo più niente, viene tutto rovesciato, tutto messo sotto sopra e noi ovviamente con lui, con questo periodo storico. Un altro esempio. Ed è uno dei motivi per cui è la cultura in realtà, si vede la vita da altri punti di vista che prima non venivano assolutamente guardati. All'inizio dei tempi si guardava la natura come sacra, tutto era assolutamente sacro, la foglia dell'albero era sacro, il ruscello era sacro. La terra sotto i piedi era sacra, le nuvole del cielo erano sacre, tutto era sacralizzato. E quindi in quel modo magico in cui si viveva a quei tempi, tutto non era spiegabile se non appunto con queste forze nascoste,
che venivano chiamati dei, queste forze fortissime della natura in cui tutto era, c'era un timore di Dio, c'era cioè un timore del divino, tutto in modo inconoscibile e imperscrutabile. Poi, con l'avvento di vari pensatori, Archimede, Pitagora, eccetera, tutti i grandi filosofi greci, si sono cominciati invece, si è inserita, diciamo, la mente umana a fare da filtro tra le antiche conoscenze e le nuove conoscenze. E qui c'è stato un altro ribaltone. Allora tutto doveva essere comprensibile, tutto doveva essere ridotto a ciò che ha l'occhio che guarda, no? Per non andare a scomodare la fisica quantistica che ci dice la stessa cosa. Tutto era sacro, che bello. Sì, allora, sento la tua voce lontana. Io spero che il mio microfono sia sufficientemente alto. Provo ad alzarlo ancora un po'. Vediamo un po' se lo alzo di più o se lo alzo di meno. A questo. Vediamo così, mi sentite un po' meglio? Ok, allora ci fai un esempio. Un esempio del sacro dei nativi, tutti i popoli nativi, possiamo anche, alcuni popoli nativi esistono ancora, adesso sono ormai sparute centinaia di persone, sparse, non so, nella Papuasia, nella Nuova Guinea, nel centro dell'Africa. In alcuni paesi andini, sono veramente in Australia, sono ormai pochissime le popolazioni native, però queste popolazioni mantengono questa visione, cioè tutto è sacro, tutto è spirito, la persona che è preposta a capire è lo sciamano, quindi esistono i riti, che sono riti di guarigione, ma anche riti di profezie, di chiaroveggenza, il timore, il famoso timor panico. Cosa vuol dire? Lo sapete, viene dal dio Pan. Il dio Pan era in Grecia, era il dio delle selve, era il dio delle montagne, delle rupi. E non era un dio che stava nell'Olimpo, era un dio primigenio, era il dio della fertilità, aveva corna di capra e piedi di capra, dotato di un lunghissimo fallo, ed era, diciamo, saltava da una rupe all'altra, ed era il dio della natura, praticamente, il dio della natura silvana. Panico viene appunto da questo dio perché era terribile, non si conosceva, la natura faceva paura, pensate a tutti gli animali selvatici, ai terremoti o a qualunque altro fenomeno così grandioso, pensate a un povero uomo nudo che non sapeva neanche, cioè dentro una caverna, cioè veramente era qualcosa di estremamente forte, estremamente magico e incredibile. Quindi è chiaro che l'umanità ha cercato di capire di tutto questo. C'era soprattutto comunicazione tra l'uomo di natura e di tipo sciamanico, esatto. L'audio si sente piano. Io non so perché si sente a piano, però vediamo un po'. Così mi sentite meglio? Adesso l'ho messo al massimo. Io mi auguro che possiate. Alle Hawaii ci sono i Kahuna. Sì, esatto, sono delle popolazioni che sono ancora rimaste praticamente con questo pensiero. Allora, che cos'è cambiato in questi ribaltoni dell'umanità? È cambiato il pensiero. C'è stato pensato in modo diverso. Qualcuno che ha parlato in modo diverso, perché ricordate che il pensiero è veicolato dalle parole e voi mi conoscete ormai, sono appassionata dello studio delle parole perché sono gli strumenti con cui formuliamo il pensiero e quindi secondo le quali noi capiamo il mondo,
e attraverso le parole che lo descrivono. E cosa sono queste parole? Non sono altro che delle narrazioni, cioè sono dei racconti a cui noi possiamo credere o meno. Le religioni stesse sono semplicemente dei racconti che ti dicono essere veri e tu devi credere per fede che siano veri. Sembra molto simile a quello che sta succedendo adesso, in cui è tutta una narrazione a cui ti dicono di credere. E tu devi credere, perché altrimenti, oppure non credi, e allora diventi quello dall'altra parte, diciamo, l'oppositore, quello che non crede alla narrazione ufficiale. Si tratta comunque sempre di parole, di narrazioni. Allora, le narrazioni sono cambiate tantissimo nella storia umana. Quando è cominciato quello scollamento, quella specie di passaggio che è stato traumatico tra la visione antica, sciamanica del sacro, che tutto era sacro, e l'uomo era praticamente un nulla, una specie come dire, di granello di sabbia in un universo enorme, assolutamente inconoscibile e inconosciuto. Cosa è successo? È successo che qualche persona ha cominciato a narrare delle altre storie. Ha cominciato a narrare delle storie talmente state credute vere e quindi hanno cominciato a cambiare. Ora, io mi sono occupata molto, come vi ho già detto in questo libro, quando Troia era solo una città, mi sono occupata molto di questo primo cambiamento che vede passare la società umana, almeno nell'area del Mediterraneo sto parlando, e naturalmente non in altri posti in cui ancora non sappiamo, ma nella nostra area europea mediterranea. Il passaggio tra una società matrilineare e una patriarcale. Come avviene? Avviene tramite cambiamento di narrazione. Allora, queste narrazioni sono state cambiate a favore di chi e perché? Sono state cambiate a favore di alcune classi dominanti che volevano rubare le altre persone, dei furbi, di quelli che hanno deciso a un certo momento di sovvertire le leggi naturali, quelle che erano evidenti a tutti, su cui non c'era lo scollamento tra il pensiero umano e ciò che l'occhio umano vedeva. Era tutto talmente magico, talmente incredibile, talmente meraviglioso. È talmente spaventoso anche, i cui tuoni, i fulmini erano giudizi divini, no? Venivano considerati la voce di Zeus, eccetera. Come cambia questa narrazione? Allora, il primo taglio gravissimo dell'umanità successe circa 6.000 anni fa, siamo appunto alla fine dell'età del bronzo, in cui cominciano le guerre. Questa è una narrazione diversa da quelle delle altre. Non c'erano prima narrazioni diverse. La prima guerra narrata è quella dell'Iliade, quella di Troia. Man mano tutta la storia sarà una narrazione di guerra. E come faccio io a creare la guerra? Devo trovare degli opposti. Devo rovesciare completamente le narrazioni logiche. E io eserciterò il mio potere semplicemente se riesco a rendere credibili quelle illogiche. Seguitemi bene questo ragionamento che è importante. La manipolazione comincia 6.000 anni fa. Non è una cosa di oggi, oggi è solo molto più raffinata, molto più precisa, molto più capillare, ma è cominciata circa 6.000 anni fa, quando soprattutto la religione abramitica hanno i deimos come demoni e lo spirito delle piante come qualcosa di creato da Dio, perciò senza spirito. Sì, brava, esattamente.
È proprio così. La... Come hanno fatto? Hanno creato i miti. I miti greci sono famosissimi, ma ve ne voglio raccontare due, uno greco e uno ebraico, perché noi siamo il frutto di due enormi, enormi linee di pensiero, due enormi fiumi che sono, che hanno fatto una specie di congiunzione immettendosi tutto nella cultura che poi oggi ancora abbiamo. Queste due enormi fonti sono una la greco-romana e l'altra la bramitica, la biblica, ebraica. Quindi sono confluite queste due grosse forme di pensiero creando questa terza forma di pensiero che siamo noi. Allora, vi voglio raccontare due miti che narrano proprio dei rovesciamenti, delle capriole mentali che l'umanità ha fatto. Il punto vero è che sono state credute. Cioè, non è importante la narrazione. Noi possiamo dire le cose più folli, ma nessuno ci crede, quindi non hanno nessun peso. Quando è che diventano invece pesanti? Quando è che diventano importanti? Diventano quando qualcuno comincia a crederci. E se quella narrazione viene creduta, alla fine, man mano che più persone la crederanno vera, diventerà vera. Indipendentemente che ci sia o no una cosa naturale che la giustifichi. I due esempi che vi voglio fare. Allora, è evidente ancora oggi e non si è ancora trovato, almeno per poco forse, possibilità di cambiare questo dato di fatto, che è la donna che partorisce i bambini. Cioè questo è un fatto naturale, così forte, certo, sicuro. Come si può mai pensare che non sia vero? O credere che sia possibile un'altra modalità? A parte gli uteri artificiali che adesso effettivamente stanno facendo, ma io sto parlando dei miti greci, quindi era impossibile pensare una cosa diversa, eppure è stato fatto. E qual è la narrazione che narra di un dio maschio? Allora, siccome sono le femmine che creano i maschi, femmine creano femmine maschi, cioè partoriscono sia le femmine che i maschi, però i maschi sono sempre nati da un utero femminile, ok? Questa è una cosa veramente, non si può discutere su una cosa così. Eppure, non solo si è discusso, ma si è creduto vero. Ed è sempre il Dio che cambia la realtà evidente. Questo Dio in particolare era Zeus, il quale incredibilmente diventa la persona che partorisce. Zeus, un maschio, un dio maschio, partorisce una dea femmina. Notate sempre l'inversione delle polarità femminili e maschili. Il maschio non deve partorire un altro maschio, nel mito non serve. L'importante è che partorisca una femmina, rovesciando completamente il fatto naturale che la femmina procrea il maschio. Questo mito, ve lo ricordo, è quello di Atena, la famosa dea che nasce dalla testa del padre Zeus, armata di tutto punto, completamente adulta, e questo parto. Che dire cesareo, dire poco, perché il poveretto gli viene staccata praticamente a metà del cranio per far uscire questa divinità così forte, così eccezionale. Atena è una delle dee dell'Olimpo greco più potenti. Per cui la narrazione di questo mito rovescia una cosa così evidente e naturale che come possiamo discuterne. Purtuttavia, questo mito fu creduto vero, quindi i maschi cominciarono ad arrogarsi, ed è qui anche nasce il patriarcato, cioè
la dominazione dei maschi sulle femmine, che dà inizio proprio a questa rottura di schema così folle, che però è stato creduto vero. La seconda narrazione abramitica della Bibbia è la famosa nascita di Eva. Anche Adamo, in qualche modo, dal corpo di Adamo nasce Eva. Lasciamo perdere le manipolazioni e tutte queste cose qui, ok, però è comunque dalla cosa, la famosa cosa di Adamo che nasceva. Questa narrazione è un absurdum, cioè è assolutamente assurda, pur tuttavia non solo è stata creduta, è stata in modo dogmatico, guai, guai se non credi, dimostrando così che quell'unica capacità rimasta alle donne, cioè quella di partorire, era in realtà nel Dio concessa anche ai maschi. Anzi, i maschi partoriscono le femmine. Molto spesso, ancora oggi, gli uomini più patriarcali dicono alla donna: stai zitta tu, che sei nata da una mia costola. Ecco, questo per dirvi l'assurdo in cui vengono rovesciati, non messi in discussione, rovesciati totalmente i parametri e vengono creduti veri. Questo è una misura di quanto noi siamo dei creduloni. Noi crediamo a tutto. Vi suona qualcosa di noto anche oggi? Questa crede al sacerdote, al capo, all'imperatore. Credere pedissequamente le cose assolutamente incredibilmente contro natura, che è lapalissiano vedere che è impossibile, pur tuttavia vengono credute vere. E questo è il con cui queste trasformazioni storiche, il sistema delle narrazioni, sono state narrate delle cose credute vere. E man mano le persone le hanno credute vere. Un'altra di questi ribaltoni terribili fu la caccia alle streghe. Se tu credi che tutte le bambine che nascono con i capelli rossi siano streghe, cosa fai? Uccidi tutte le bambine con i capelli rossi. Se tu credi che tutte le donne che sanno fare bene l'amore siano streghe, tu ucciderai tutte le donne che sanno fare bene l'amore, eccetera, eccetera. Se tu credi che tutte le donne che conoscevano le arti magiche, la virtù delle piante, ah, su questa parola virtù adesso poi facciamo un ragionamento che è importante. Se tu credi che tutte queste donne che conoscevano le virtù delle piante, che conoscevano queste pozioni, che potevano guarire, pensate che potere, poter guarire le persone, poter far partorire le donne, fare in modo che il bambino nasca sano e accompagnare i morti nella loro ultima dipartita. Questo era magico, questo era un potere enorme. La caccia alle streghe, che è ovviamente voluta da un patriarcato misogino, violentissimo, ha distrutto tutta questa conoscenza. 4 secoli, 4 secoli di caccia alle streghe, in cui queste poverette venivano prima torturate, veniva estorto loro tutte le loro sapienze, e poi, una volta che avevano confessato di diavolo, venivano bruciate vive. Credete che siamo molto distanti da quei tempi? No, non siamo molto distanti. Brava, dalla surdità del maschio che partorisce la femmina nasce la grande menzogna. Adesso la grande menzogna è che non ci siano neanche più una mamma e un papà. Sì, infatti ci sarà una provetta tra poco, ci vogliono abituare a questo. Il punto di difficoltà di oggi sono due. Rispetto alle follie del passato,
che poi riguarderemo ancora perché ce ne sono altri, di questi ribaltoni di pensieri. Le due difficoltà di oggi sono date, uno dall'alta tecnologia. Mentre una volta, vabbè, ti potevano raccontare che tu da una costola di un uomo puoi trarre una donna, ma insomma, veramente ci crediamo per fede, perché è un velo pietoso sui concetti reali di questa cosa. O che una dea nasca dalla testa, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Quindi, mentre adesso tecnologicamente è possibile, questo è drammatico. Allora, queste narrazioni che sembravano folli, a forza di dirle, a forza di raccontarle in tutte le messe, in tutte le cose, parola di Dio, alla fine è diventato vero. E qui vi voglio portare su un altro ragionamento. Se a forza di dire, a forza di dire, è tutto diventato vero, attenzione a quello che dite. Attenzione come vi atteggiate nella vita, perché quello diventerà vero. E tutte le abitudini coercitive di quest'ultimo periodo che ci hanno imposto, se noi non stiamo attenti, diventeranno norma, diventeranno ovvie. E ricordate che nell'ovvio esistono i mostri. In tutto ciò che noi diamo per scontato. Come pensare che Eva non sia nata dalla costola di Adamo? Lo sanno tutti, quindi è vero. Parola di Dio. Parola del virus. Del virologo, anzi, del virologo. Allora, come procediamo? Donne e gatti neri. Pregiudizi contro i portatori di handicap, certo. Sapete che chi era, cioè nell'antichità, chi aveva un difetto fisico, soprattutto una zoppia, cioè zoppicava, era considerato sacro. Pensate che addirittura, sapete perché era considerato sacro? Perché si pensava che la differenza di misura tra una gamba e l'altra, e quindi portava la persona a claudicare, quindi a camminare storto, significasse che la gamba più corta, quel pezzo di gamba mancante, questa persona l'avesse lasciata negli inferi e quindi conoscesse la morte e la resurrezione. E quindi questa persona che camminava male, che zoppicava, aveva lasciato una scarpa negli inferi, nell'underground, nell'underworld, nell'inconscio profondo, là dove ci sono i mostri, e che il fatto che fosse di nuovo capace di camminare sulla terra ne indicava un eroe che era riuscito a, diciamo, a emergere, diciamo, dagli inferi, dal tartaro, dal buio verso la luce. Esisteva, ovviamente non oggi, esistevano dei sacerdoti che praticavano monosandalismo, si chiamava così. Cioè si toglievano un sandalo, alzavano la suola dell'altro, cioè facevano una suola più alta in un sandalo e si toglievano quell'altro. Quindi la forma di claudicazio, cioè il fatto di essere claudicanti, indicava che erano persone che erano andate agli inferi ed erano tornate vive, esattamente come il mito di Orfeo. Quindi erano persone speciali, persone che avevano la conoscenza. Anche nel rito massonico, per chi conosce questi riti, alla persona che chiede di entrare in massoneria, nella prima fase dell'iniziazione, uno dei punti è togliere una scarpa. Questa persona andrà con una scarpa sì e una scarpa no. Ovviamente
scarpa mancante è la sinistra. Perché? Perché quella infera, il sinistro, cosa buia. La parola sinistro, incidente, no? Vuol dire una cosa drammatica, quindi è chiaro che era la sinistra, la doveva essere più corta. Queste sono curiosità del mondo antico, ma il fatto che venissero credute vere per millenni sono state credute vere, ci porta a delle conoscenze veramente strane. Gli antichi pensavano che chi era riuscito ad andare nel mondo della morte e a tornarne vivo era un inviato da Dio, ma anche Cristo è così, anche Cristo, anche Ulisse, Enea, cioè sono Dante, sono tante le persone, tante, non tante, ma insomma alcune persone, pur rimanendo in vita, sono riuscite ad andare nel mondo dei morti. La famosa catabasi, cioè l'entrata nel mondo dei morti, e poi la famosa anabasi, cioè la risalita verso la luce. Oggi siamo in una fase di catabasi, siamo con i morti, stiamo scendendo giù attraverso queste terribili narrazioni, il virus, la malattia, la morte, il dolore, la separazione, la solitudine, il non amore. Tutto questo fa parte di Thanatos, fa parte del dio degli inferi, fa parte dell'Ade, ed era uno, anzi, la forma iniziatica più potente. Solo chi è andato lì ed è tornato vivo, non ne ha più paura. Tutti gli altri saranno dominati dalla paura perché non sono andati lì negli inferi. Andare negli inferi e tornare fuori sano è impresa da pochi, però ci sono persone che l'hanno fatto. E questo crea una pienezza di sé, una capacità di comprensione di sé, che nessun virus e nessuna paura così grave potrà minare, proprio perché le persone sanno, sono le persone sagge, sono le persone coscienti, quelle che hanno una consapevolezza elevata. Queste sono le persone che di solito non credono alle narrazioni, diciamo, che vengono passate come vere. Virtù, virtù, vir, ovvero uomo. Sì, Saida, volevo proprio parlare di questo e volevo citare anche una mia amica e collega che si chiama Loredana Filippi, che ha scritto un libro molto interessante, di cui io ho fatto anche la prefazione, che si chiama Richiami di risveglio, e lei proprio analizza queste parole che iniziano. Allora, vir, da cui virus, vir era l'uomo, virile, infatti, è un aggettivo che vuol dire mascolino. Però abbiamo anche virtù, che sempre viene da vir, quindi sono le doti morali del vir. Stranamente abbiamo però anche virgo, virgo è la Vergine, che anche questa è vir. Perché la Vergine è diventata così importante nelle religioni monoteiste, abramitiche, patriarcali, di cui oggi purtroppo stiamo soffrendo ancora questi bavagli sulla verginità? Io ho fatto degli studi su questo. Questo è il libro che ne parla, La trappola invisibile. Parlo proprio di questo concetto della verginità, che è spaventoso. Perché la Vergine veniva considerata così importante? Perché, essendo vergine,
Era come un maschio, non poteva partorire e quindi era forte, come se il partorire fosse una debolezza. L'avere le mestruazioni, poverina, è nei suoi giorni, ha le sue cose, come se fosse una debolezza. Invece la vera forza della donna, quella di creare, non solo procreare, ma creare. La donna crea, crea in continuazione. La donna è creatrice e l'uomo è quello che realizza la creazione. La nostra parte femminile ha le idee, crea, trova soluzioni, ha da fare per cambiare, questa è la parte femminile, però la concretizzazione, cioè il fatto di renderla reale, di metterla nella materia, quello è il maschio, quello è il vir. Ora, perché virus viene dal verbo virare? È un verbo marinaresco che indica una svolta. Quando la nave vira, vuol dire che sta svoltando. È importante questa cosa del virare, perché noi stiamo veramente girando, stiamo veramente facendo un cambiamento enorme, come si dice, una virata enorme dal punto di vista umano. Una virata in cui il mondo non sarà mai più come prima. Ed ecco quindi che per creare un mondo nuovo, bello, ci vuole il femminile. Ora vi voglio far ben riflettere su queste cose che sono molto importanti, soprattutto importanti oggi. Per 6.000 anni l'umanità ha cercato di eliminare il femminile e c'è praticamente riuscita. L'umanità ha camminato zoppa, per tornare al concetto di prima, con una gamba sola, quella maschile, forte, propositiva, quella che fa, che costruisce, casomai costruisce cazzate, però fa, senza aver capito, perché se non c'è un femminile che crea le cose belle, un maschile può fare cose orrende, senza avere quella conoscenza femminile interiore. E difatti si vede nel mondo, lo vediamo tutti i giorni qui. Ha praticamente distrutto o semidistrutto l'energia femminile, bloccando le donne, non facendole studiare, impedendo loro l'accesso alla vita libera, mettendole in abiti prigione, chiudendole nelle torri, chiudendo i genitali, mettendo le cinture di castità e tante amenità di questo, bruciandole vive, ovviamente. Il femminile è praticamente distrutto. Oggi che il femminile è quasi completamente distrutto e ci sono voluti 6.000 anni di dominazione patriarcale, oggi sapete cosa stanno facendo? State attenti. Stanno uccidendo il maschile. Adesso il femminile è distrutto, ma i maschi ancora esistevano, ancora prendevano decisioni, ancora erano i capi, i governanti, i presidenti, i re, eccetera, gli imperatori. Adesso, ma adesso proprio da poco tempo, questa nuova cultura, se non stiamo molto attenti, ci metterà alla pari. Cioè metterà i maschi uguali alle femmine, cioè distrutti, cioè distrugge l'intera umanità. Per 6.000 anni ha distrutto la metà, in questi sicuramente più breve tempo, perché le tecnologie sono talmente terribili, talmente avanzate, che sicuramente il tempo è molto più ristretto, in questi prossimi anni si tenterà di distruggere l'intera umanità. Maschi e femmine. Se ci pensate bene, fa paura. Però, se
Se noi studiamo bene la storia, se noi capiamo bene tutti questi meccanismi, queste trasformazioni che sono avvenute nel prosieguo del tempo, capiamo che anche in questa terribile situazione c'è un'opportunità meravigliosa. Cioè che gli uomini si innamorino di nuovo delle donne e le donne si innamorino di nuovo dei uomini. Cioè se i due che sono stati massacrati entrambi, perché adesso stanno massacrando i maschi. Se i due si accorgono dell'inganno, entrambi possono lasciare totalmente tutto l'inganno, tutto il thanatos, tutta la morte, la distruzione, i virus, le malattie terrificanti che ci si prospetta in un prossimo futuro. Come? Con la forza opposta, ovvero con Eros. Eros e Thanatos. Eros è esattamente la forza che controbilancia Thanatos. E Eros è l'amore. Gli uomini e le donne devono tornare a unirsi. Fino a che avremo uomini patriarcali che scopano e non fanno l'amore, se avremo donne sottomesse a questo sistema, non c'è futuro. Veramente si stanno giocando dei giochi pesanti su tutta l'umanità. Se gli uomini e le donne, in questo sono gli uomini a dover cambiare di più, perché a loro era stato promesso il comando, a che prezzo? Al prezzo di tagliare i sentimenti più belli, i sentimenti nutrienti, bellezza, tagliare la poesia, tagliare la meraviglia della vita, dell'amore, a fronte di che cosa? Di avere 100 donne a disposizione, di avere gli harem? O di fare guerre, di conquistare le nazioni, di diventare l'imperatore. È questo che i maschi vogliono? Se gli uomini capissero cosa hanno perso a fronte di queste cose, cambierebbero tutti modo di pensare. Purtroppo non è così, perché sennò saremmo salvi. Se le donne e gli uomini si unissero in Eros, quindi se finalmente gli uomini e le donne fossero in grado di amarsi profondamente, tutto sarebbe risolto, nessun transumanesimo, nessun virus, nessun vaccino, niente potrebbe di fronte a questa forza enorme di vita, di gioia, di bellezza. Purtroppo aver distrutto diciamo la mente dei maschi con questo patriarcato così duro, così violento, così coercitivo, ha reso il 90% di queste persone incapaci d'amore. E questo è l'handicap, il vero handicap, è non sapere amare. Io nel mio libro di Io Sirena fuor d'acqua, che questo è un altro libro che vi consiglio di leggere, molto erotico, è la storia della mia vita, è una storia molto dura, molto forte. In questo libro io scrivo all'inizio, proprio nella prefazione, dico dedicato agli uomini che hanno paura di amare, i veri handicappati. Ora, i maschi di tutto il pianeta sono incapaci di amare. Perché? Perché gli è stato dato l'illusione di comandare. E che se loro comandavano, allora erano dei veri maschi. Se loro urlavano, e tu stai zitta che sei femmina. Io mi ricordo mio nonno, quindi non è che stiamo parlando di 4.000 anni fa, cioè mio nonno. Stiamo parlando del Novecento. Che diceva la mia povera nonnina, diceva stai zitta tu che sei femmina. Tra l'altro mia nonna era molto intelligente, però doveva stare zitta, ma non perché stupida, che allora vabbè, stava
stai zitta tu che sei stupida è una frase che ha un senso. Ma sta zitta tu che sei femmina non ha senso. È come dire stai zitta tu che hai capelli biondi. Oppure stai zitta tu perché sei troppo alta o sei grassa. Ecco, cioè non ha nessun senso. Però è un modo di pensare confuso che vi dico, adesso guardo un po' se avete qualche domanda, le trappole invisibili. Ma cosa ha spinto l'uomo a sottomettere la donna? La vanagloria del potere. Il potere è come un'ubriacatura. Cioè, gli è stato fatto credere dai veri potenti, che sono quelli nascosti, che se lui diventava capo di qualche cosa, no? La famosa piramide egiziana, no? Faraone, vice faraone, vice vice faraone, so, i guerrieri, tutte le caste, fino ad arrivare agli schiavi e sottoschiavi. Ok. Quindi la piramide. Quando nella mente degli uomini si è stata infilata questo concetto della piramide, in cui tu avevi potere su qualche altro essere umano, se anche, non lo so io, un povero schiavo, tu ti sentivi forte. Inebria, è esattamente un'ubriacatura. È come chi è alcolizzato. Chi è alcolizzato, fate conto che queste persone di potere siano tutte ubriache, quindi siamo governati da ubriachi, ubriachi di potere, sono capaci di vendere la loro madre per il potere. È questo che ha reso gli uomini pazzi. E questa pazzia, ovviamente, di riflesso, perché gli uomini e le donne sono assolutamente collegati sempre, che ci piaccia o meno, noi donne. Senza un uomo non possiamo mica vivere. Noi tra le femministe, no? Che dicono, ah, io ce l'ho io, me la gestisco io. No, no, perché l'amore presuppone l'altro. L'amore è sempre uno specchio, non si può stare senza l'altro che ama e che viene amato. Cioè, il circolo dell'energia erotica è questo. Se lo interrompiamo, andiamo appunto nel potere, esercito un potere, infatti gli uomini di potere sono non solo pazzi, sono anche estremamente soli. Perché? Perché hanno tutti nemici. Se io devo mantenere la mia poltrona, devo avere il mio potere, i miei soldi, la mia proprietà, no? È mio, la mia donna, la mia macchina, il mio potere, il mio stato, il mio governo, i miei soldi, mio. Tutto è possesso. Questo tipo di uomo, se gli togli quello, morirà perché si identifica con questa energia. Purtroppo molte persone saranno andate via, mi auguro non tutti. Comunque, dunque, stavamo parlando appunto di questo meccanismo, di questa paura, di questo modo di affrontare la vita di oggi che è un nuovo patriarcato che uccide i maschi, che quindi toglie la capacità anche ai maschi perché un virus uccide tutti. E quindi, diciamo, i veri potenti vogliono eliminare uomini e donne, tutti insieme. Quindi faccio un appello agli uomini proprio di cambiare il sistema perché ne va della vita di tutti. Se noi siamo immersi nell'energia di Thanatos, dobbiamo per forza di cose, per controbilanciare, andare in Eros. E Eros è l'amore, non è l'erotismo come lo intendono dal punto di vista patriarcale, è anche erotismo, ma Eros è un dio, quindi noi ci dobbiamo amare come dei, amare profondamente e veramente. Allora, le donne e gli uomini che riusciranno a compiere questa cosa cambieranno il mondo. E chi si ama cambierà il mondo.
chi ama se stesso e ama l'altro. Se noi invece continueremo a vivere come prima, no? A sballarci nelle discoteche, andare a fare i casini, avere 100 donne e non averne nessuna, avere 100 uomini e non avere nessuno. Se noi torniamo nel vecchio sistema di divisione, noi moriremo, perché adesso il sistema è così. È molto potente oggi la Thanatos, è molto forte, per cui se noi non capiamo questo inghippo, se noi non capiamo questa specie di trappola che non è più invisibile, perché questa era invisibile almeno, adesso è visibile, la vediamo tutti, ce la raccontano tutti i giorni, tutte le televisioni. Quindi ragazzi, svegliatevi. Cominciate a innamorarvi, cominciate a innamorarvi da morire, con tutti, innamoratevi e amate. Ma amate i vostri genitori, dite loro che li volete bene, dite alle persone che li volete bene. Amatevi sempre meglio e sempre di più. Cercate di dire parole d'amore. Perché se noi continuiamo a parlare solo di virus, solo di morti, di quanti sono stati intubati, di quanti sono in terapia intensiva, noi moriremo. Parliamo d'amore, di bellezza, di cose meravigliose, inventiamoci la vita nuova. Parliamo di cose gioiose, di divertimenti, non nel senso di sballo. Perché una volta, nei tempi precedenti a questo cambiamento, questa capriola storica che abbiamo fatto adesso, nei tempi precedenti, praticamente il divertimento era lo sballo, no? Si andava a fare l'aperitivo, ci si ubriacava. No, quello non è, quello vabbè, è Thanatos, quello appartiene a Thanatos, difatti ti distrugge, distrugge la mente, distrugge anche fisicamente le persone, no? Oppure si andava a fumare come dei pazzi. Tutto questo è Thanatos, tutto questo è distruttivo, tutto questo può davvero portare la distruzione oggi non solo dell'individuo, ma dell'intera umanità. Dobbiamo cambiare parametro, dobbiamo volare altro, dobbiamo imparare a volare, perché se è vero che ci vogliono infilare in una palude, la parola io non dico altro, ma che sia ben chiaro di che cosa si tratta. Se vogliono che noi andiamo a sporcarci nel fango, allora bisogna sviluppare delle buone ali, bisogna sviluppare le ali dell'amore, bisogna andare nell'altra energia e guariremo il mondo, a parte che guariremo noi. Perché io sono convinto che una persona innamorata non si può ammalare. Cioè, è un'energia talmente potente, talmente bella, talmente gioiosa, che non puoi ammalarti, è impossibile. Se invece vai nell'altra energia, cioè ti ubriachi tutte le sere o fai fumi come un pazzo, o fai altre cose brutte, mangi in modo spropositato, cibi cattivi, cibi che non ti nutrono ma ti deperiscono, ti fanno deperire biologicamente, allora vai in Thanatos, allora stai aumentando le narrazioni di Thanatos, che sono quelle del virus. Quindi dipende da noi, siamo noi gli arbitri, non sono gli altri. Ogni singolo individuo ha una sola persona da salvare, cioè se stesso. Quando tu hai salvato te stesso, tu hai fatto tutto quello che dovevi fare. Non dovevi fare, poi salveremo gli altri? Forse, se gli altri vorranno essere salvati, se gli altri accetteranno un aiuto, forse. Noi ci potremmo anche mettere a disposizione. Io lo faccio, lo fanno tantissime altre persone. Ci sono counselor, ci sono psicologi, ci sono miliardi di persone bravissime
che stanno aiutando, no? Stanno aiutando, stanno cercando di far crescere la bellezza nel mondo, nonostante che tutto sia chiuso, i teatri sono chiusi, i giardini sono chiusi, non possiamo più andare da nessuna parte, quindi c'è stata veramente bloccata molta energia. Però noi abbiamo noi stessi, quindi noi dobbiamo badare a noi, a stare bene noi e a farci star bene e a farci stare in amore, non quindi in eros e non in thanatos, perché se noi siamo in thanatos collaboriamo alla... Allora, voglio bene anche a te. Grazie! Così ci vogliamo bene, anch'io vi voglio bene a tutti, queste persone. Dicevo che l'utero è buio, infero, fa paura questo calderone. Certo, il buio, l'oscurità è l'inconoscibile, no? Ma è sempre dall'oscurità che nasce la luce, l'oscurità è necessaria. Senza l'oscurità la luce non avrebbe senso, ma altrettanto il rovescio, senza la luce l'oscurità non avrebbe senso, sono le due polarità, ma non sono separate. È come dire che il giorno e la notte, cioè il giorno è giusto e la notte è sbagliata, no? La notte è giusta esattamente come lo è il giorno. Fanno parte dello stesso, come dire, della stessa rotazione degli elementi che si ruotano, tutto ruota, tutto gira, tutto è in onda, tutto è collegato, è un tutt'uno, non c'è la separazione. Anche tra uomini e donne siamo tutti umani, abbiamo tutte le stesse esigenze, mangiamo, dormiamo, facciamo tutte le stesse cose. Ma noi abbiamo creduto di essere separati, ci hanno fatto credere di essere separati. E questa è la tragedia umana, la separazione, la divisione. Divide et impera, cioè se io riesco a dividere le persone, io potrò avere dominazione su di loro. Il dominio si fonda sulla divisione. E quindi bianchi e neri, quindi guelfi e ghibellini, quindi i negazionisti e i provax e i novax, cioè basta che ci sia una divisione, i maschi, le femmine, cioè basta che ci sia una scissione. Quando io ho separato, ho reso debole. Le persone separate sono persone deboli. La forza si acquisisce tramite integrità, tramite completezza. Non importa che tu sia un piccolo essere umano e basta, o una piccola formica, però tu sei completa, sei tutto quello che devi essere. E invece noi purtroppo abbiamo ricevuto queste scissioni mentali che hanno frammentato l'essere, Adriana, esatto. Hanno frammentato l'essere e ovviamente una persona spezzettata è molto debole. Si dice no, sono a pezzi. Sono a pezzi vuol dire che non ho forza. E cosa ha fatto? Il potere di dominazione ha spezzato, ha staccato il nucleo. E il nucleo della vita, il nucleo erotico, è quello tra uomo e donna. Ecco perché. Ha messo uno sopra e uno sotto, ecco che li ha spezzati. Quindi non è che bisogna invocare l'uguaglianza per una rivendicazione di potere. Bisogna avere uguaglianza semplicemente per stare bene, per essere felici entrambi. Perché anche quello che sta su, il famoso capo, non è che è proprio tanto felice, eh? È pieno di mille problemi, ha mille pensieri per la testa, deve decidere di qua e di là, chi deve, non so, licenziare, fare progetti, fare il brainstorm, cioè una vita d'inferno. Quindi non è che il capo sta meglio, ha più soldi, ma non è detto che stia meglio. E lo stare meglio è tutta un'altra storia. Lo stare meglio
Vabbè, ci vorrebbe un'altra conferenza. Però è chiaro che la strada è segnata, chi la vede la può percorrere, chi lo sa non si farà fregare, chi lo sa amerà, perché sceglierà l'amore, non potrà fare altro per vivere. Demoniaco non significa maligno, un'altra mistificazione epocale. E certo, la parola daimon, in greco da cui poi viene il demone, era neutra. Pensate un po', che l'ho detto anche l'altra volta, che la parola felicità in greco si dice eudaimonia, cioè eu che vuol dire bene, e il daimon, cioè gli spiriti che stanno bene. E quando hai gli spiriti che stanno bene, sei felice. Quindi la parola demone era assolutamente neutra, ovviamente è stata virata, virata, vedete, virata, cioè girata, virus, virare, cambiare, il vir. Attenzione a queste parole, perché sono tutte collegate, è tutto collegato. Noi siamo un tutt'uno, la separazione è fittizia, la separazione è uno stato mentale. Perché noi siamo immersi in un'unità. L'immondo intero, universo, la parola universo vuol dire che è uno. Tutto è nell'uno. Il problema è che invece ci pensiamo separati, spezzettati, ovvero a pezzi, cioè distrutti. E la famosa valenza delle parole fa pensare Ecate, Persefone, Lilith. Certo, sai, erano tutti gli dei degli inferi. Diavolo, sì, diaballo, esatto, separare. Il diavolo è la separazione. Tutto ciò che è maligno, porta male, è separativo. Tutto ciò che porta bene è unione, è aggregante. Quindi tutto ciò che ci hanno fatto in questi ultimi mesi è disgregarci, disunirci, quindi impedirci l'unione. Ora noi lo dobbiamo fare lo stesso, con i mezzi che ci sono consentiti, dobbiamo urlare parole d'amore, sempre più forte, a tutti. A chi incontriamo per strada, al panettiere, al benzinaio. Ciao bello, come stai? Sono contenta di vederti. Che piacere. Ecco, dobbiamo cominciare a parlare sempre così, sempre, sempre con tutti che li conosciamo meno. No, poi non vi dico coi parenti, coi figli, con i mariti, con le mogli. Dite parole d'amore, continuate a dirle, e parole di bellezza, continuate a dire che meraviglia, che cose belle che ci sono, che splendore. Perché? Perché questo crea bello, crea cose belle. Le parole sono molto potenti, sono forti, hanno davvero un'importanza costruttiva, edificano le parole. Sono dei progetti di vita le parole. E quindi quando noi parliamo di vita, di amore, di gioia, di divertimento, di stare insieme, di risate, ridete, ridete tantissimo. E creiamo un mondo bello, creiamo il nostro mondo bello, la nostra isola felice, sperando che tante isole poi alla fine facciano l'arcipelago, vero? Facciano i continenti, non l'arcipelago. Parole alte, brava Silvana. La bellezza è amore, ecco perché ci salva sempre. Questo atteggiamento però lo fanno coloro che il viaggetto all'inferno l'hanno fatto. Brava Saida! Si vede che l'hai capito. Chi è stato veramente all'inferno e ne è davvero tornato libero fuori, fa così. Se invece sei ancora nell'inferno, non ci riesci. Se sei ancora giù, se sei ancora nelle dimensioni basse,
Sei ancora nella divisione, nel voler stordirti per il dolore che ancora senti? E lì ancora c'è tanto da fare quando si è in quelle situazioni ancora di catabasi, di inferi. Chi invece è riuscito a superare, a uscire dal pozzo nero, dal pozzo nero, chi è salito può godere l'aria fresca, anche senza mascherine, che poi sarebbe la conoscenza. Esatto. Sparisce il segnale perché racconti troppe verità. Ma guarda che l'ho sospettato, Paola, perché sempre quando dico le cose più importanti si oscura. Io non lo so, sarà un caso perché, boh, vabbè. No, sicuramente è un problema tecnico, è più che altro, però va bene. Dunque, cos'altro mi chiedete? Direi che non mi chiedete più niente. Scegliere l'amore è una scelta, Manuela, una scelta controcorrente oggi più che mai, ma è sovversivo l'amore. L'amore, essere erotica vuol dire essere eretica. Gli eretici sono gli erotici, perché se sei eretica vuol dire che hai scelto Eros, cioè sei erotica. E il potere ovviamente che sceglie Thanatos, che sono tutti vestiti di nero, che ti giudicano dall'alto dei loro scranni, sei colpevole. Queste persone di Thanatos ovviamente odiano gli eretici, perché sono erotici. E le due parole si assomigliano molto. E quindi bisogna essere eretici e erotici. E in questo tempo vi invito a esserlo il più possibile. Cercate di ridere, di sorridere e di essere felici, perché è davvero, davvero l'unica cosa che li mandi a in bestia. Se davvero c'è una rivoluzione da fare, è quello di essere felici, di uscire dagli inferi. Salire, salire e stare bene alla faccia di tutti. Questo sarebbe, scusate, sono caduto un attimo con le parole, però avete capito cosa volevo dire. Mi piace quando giochi con le parole. Ciao Michele, ciao Bella. Ti seguo sempre e volentieri. Grazie Saida. Saida. Non so se si dice Saida, Saida forse. E quindi ragazzi, io adesso direi che è l'ora che volge al disio. Se avete qualche altra domanda, volentieri vi rispondo. Però se non c'è più nessuno, allora io comincerei con i saluti. Ma che mondo sarebbe senza la Mirella? Magari, non lo so. Io sono piccola piccola, però cerco di fare quello che posso, per come riesco, tra l'altro sempre da sola. L'aiuto non ce l'ho mai, quindi questo è anche difficile per me. Però, chissà. Allora, Saida, bene, direi che siamo arrivati alla conclusione, mi scuso sempre per l'inghippo tecnico. Comunque, quando ci sarà messo su YouTube, sarà collegato, i due spezzoni verranno collegati, quindi chi poi lo guarderà in differita non avrà questo problema. La tua dolcezza illumina tutti. Grazie, grazie. Ecco. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi auguro tanto amore a tutti, tanto Eros a tutti, non cadete nelle trappole invisibili, perché davvero qua ci stiamo giocando la pelle. Invito gli uomini che sono in collegamento, che sentiranno questa diretta, ad amare le donne. Invito le donne ad amare gli uomini e amarli profondamente, perché o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Quindi noi dobbiamo unirci in questo momento
E se si salvano, se ci salviamo, è perché abbiamo amato. Ci salviamo solo per questo motivo. Buonanotte. Non sei sola, sei il singolare di sole. Ma mi citi la mia poesia. E allora finirò con quella poesia. La poesia che conclude Io, Sirena fuor d'acqua. Libro di un certo livello. Vero, vero Maria Silvana. E allora questo piccolissimo haiku, direi che è un haiku perché sono praticamente due versi, praticamente due soli versi, che si intitola Strani astri. Astri molto molto strani. Siamo tutti soli, che è il plurale di sole. E con ciò vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e alla prossima che sarà a febbraio. Anzi, vi dico esattamente la data di febbraio, così ve la segnate ed è il 18 di febbraio, sempre un giovedì. Allora ci vediamo il 18 di febbraio. Avrò delle altre dirette anche adesso, tra pochi giorni. Credo il 23 ho un'altra diretta, ma su un'altra piattaforma. Comunque vi terrò aggiornati. Se volete iscrivervi alla mia newsletter www.mirellasantamato.net, vi iscrivete così poi avrete tutti i video, tutte le varie appuntamenti, diciamo, che man mano andremo a fare. Va bene, ragazzi? Allora io vi saluto, vediamo se c'è ultime domande, siamo tutte sole, grazie, buonanotte, sono d'accordo, sogni d'oro a tutti. Bene, allora dato che abbiamo detto la buonanotte, io vi do la buonanotte anche a voi, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci alla prossima, grazie ancora.